È per distrarre. Non mi vedete. Non vedete il mio sguardo. Ah! No, ma non ti fa molto bene questa Muschio selvaggio, podcast più fico, Luis, Federico, Martin, Volta triangolare, muschio, microfono, videocamere, luci, ospiti diversi, tanti nuovi amici, 20 minuti, un'ora di argomenti, design, imprevedibilità, giochi, inadeguatezza, risate, pianti, rispetto, sincerità e approfondimenti, siamo negli anni 20, muschio selvaggio, idromassaggio. Benvenuti a una nuova puntata di Muschio Selvaggio. C'è Martin? Incredibile. Martin c'è. E qui con noi Dario San Martino, pokerista professionista italiano. L'italiano che ha guadagnato di più in Italia con il poker. E che ha vinto di più. Che hai vinto effettivamente. Sì, in teoria che ha vinto di più. Sì, esatto. Che ha vinto di più. Sia live che online, probabilmente. Mi diceva Luigi, hai vinto 6 milioni di euro in una sfida? 6 milioni in un solo torneo. In totale ho vinto... torneo. Lorde però, non nette, 14 milioni di euro. E lordi cosa devi togliere dal lord? Tutti i buy-in. Perché veramente... I cosa? I buy-in, cioè l'iscrizione ai tornei. Ah, ok. Certo. Quindi un torneo ti costa 10.000, vinci 100.000. Netti sono cazzi miei. Ah, non si può dire. Non si può dire. Più o meno del 50%. Dipende, solitamente le vincite che tu vedi sono il 30-40%. In meno? Il totale di quello che hai vinto, il profit è il 30-40%. Quindi 14, fai il 40%. Ma parliamo un po' di soldi. Vabbè, fai. No, fai che il World Series of 40% Poker... di 14. Vabbè, però milioni. Sono solo le vincite nei tornei quelle. Vabbè, sarà 6. Aspetta, faccio io, 40% di 14. Vabbè, 4. Ma si vincono soldi 4, nel 8, poker, 12, quindi. 16, 6 milioni e 2, dai. 6 milioni e 2. Ci paghi le tasse? Dai. Comunque, ma posso dire parolacce? Sì, cioè, puoi bestemmiare anche se vuoi. No, non voglio. No, vabbè, no, so che è una domanda tabù, ma poi, si paga le tasse. Allora, si paga le tasse, dipende. Cioè, se vinci in Italia o in Europa, non paghi tasse, perché per la comunità europea sono già tassati. Quindi non paghi un cazzo. Azzo. Paga il casino. Okay. Sì. Paga, sì, paghi, quando tu paghi il buy-in, paghi 5.000 e il buy-in 300, su quello prendono le tasse. Quindi dal 30-40% devi aggiungere il buy-in delle tasse. No, tu non le paghi le tasse. Ah, non le paghi. Quelli sono il profit che tu fai. Stop. Però devi levare il buy-in che fai. Le tutto il percentuale, ma la smettete. Ieri gli ho detto, abbiamo il campione italiano di poker. Lui ha detto, parleremo sicuro di denaro. No, ma vabbè, sono soldi e percentuali. Soldi e percentuali e calcoli. Ma siamo per forza, è vero. Ce la smazziamo ora, così non ne parliamo più. E invece all'estero dipende. In Europa non paghi niente. In America, se sei residente italiano, dovresti pagare le tasse. Però sì, è una truffa, perché per dirti, se tu vai a Las Vegas e giochi 1 milione di euro di buy-in, di iscrizioni, ok, è come se ci sono già tassate. Di cash out, l'Italia vuole il 30% sul milione di cash out, quando in realtà tu hai fatto zero. Ho capito un prendo cazzo. L'idea. Capito. No. Sì. Vabbè, hai vinto un sacco di soldi. Vabbè, comunque non sono residente in Italia. Ah, dove sei residente? A Vienna. E prima in Slovenia. E prima in Slovacchia. Oh, sono stato in Slovenia con i miei amici spesso. Ma perché tu sei sloveno? Come sei stato? No, sono italiano. Napoletano, ma non si sente. Ah. Mi avevi detto che era bolognese. Sì, mi sembrava dell'accento. Sono stato a Gorizia. Sei stato a Nuova Gorizia, abitavo là io. Sei stato al Perla. Al Perla. Ho giocato. Sei stato anche al Marina. I miei amici. Mascalzone. Anche al Marina, forse. No, il Marina lo sai cos'è? Un bordello. Dov'è? Bravo. No, non che io lo sappia, ma immagino quando vai in quei posti o vai. Vabbè, a sono tutti così, o vai... No, non sono mai stato. Non sono mai stato via. Però ma secondo voi c'era un sacco di ragazze, forse del Marina, perché era pieno di sì, c'è un sacco di ragazze che fanno davanti, diciamo, al Perla la vita. È pieno di ragazze. Però il Marina è molto più carino. La Viennetta, secondo voi l'hanno inventata a Vienna? Sì, probabilmente. Dubito. O Bologna. Sono due. Perché si chiama Viennetta, se no? Per me è una roba che hanno inventato in Italia. Dici? Molto buona la Le cose buone da mangiare l'hanno inventata tutte in Italia. Bomboniera, la bomboniera che compravi al cinema. Ma anche il sushi che ci mangiamo noi se lo sono inventato, non troppo distante dall'Italia. Cioè, ma in Giappone è tutta un'altra cosa, da quanto mi dicono. Pure. Sì, è vero. È uguale. Provato. Io l'ho mangiato. Sì, è sempre pesce crudo. È pesce crudo, col però riso. Un po' più buono. Sì, però è quello, Cioè non è che arrivi e... Sì, Filadelfia. Non è che trovi un'altra roba. Uguale, il tonno in scatola. Lì sì. Classici ingredienti. Che si mettono nel sushi. Io non so giocare a poker. Ah. Zero. So giocare bene a scopa.
Vabbè, scopo un gioco non troppo skill game, diciamo, dai. Beh, però non è... Io, ecco, una domanda per un ignorante di poker. Cioè, non come è uguale a scopa, che è un po' memoria e un po' a culo? No, no. Ma non va a culo? Allora, c'è la fortuna sicuramente. Ok. Che può incidere sulla singola partita. Mm-hmm. Sul long term, sul lungo periodo, assolutamente no. Cioè, qual è, che skills deve avere il pokerista? Sei l'uomo più fortunato d'Italia. Esatto, cioè, essere fortunato da 12 anni. Okay. Io gioco da quando ho 19 anni. Qual è la skills che devi avere? Empatia. Quindi capire le sensazioni delle persone, le emozioni delle persone, capire se uno ha paura, capire se uno ha coraggio, se uno vuole far vedere che è coraggioso, c'ha tanti soldi, come usa i soldi. Che cioè devi analizzare il tuo avversario. Tu tutto questo lo comprendi online. Vabbè, questa è la roba. Io gioco sia online che live. Diciamo che l'online ora è diventato un po' una merda, perché veramente stanno troppi solver, cioè troppi software che ti dicono come giocare. Ah, uno gioca lì e intanto esatto, c'è il lo faccio anch'io, raga. Faccio anch'io allora. Ma te che te ne fotte, già un software. Vabbè, così per diventare ancora più ricco. Anche se tu sei fortunato, quindi è una skill potresti più, andare bene. Puoi saper utilizzare un software che ti no, risolve le partite. È una skill, però cioè, perde un po' il senso il gioco, no? Sì, cioè, esatto. Il bello è proprio competere la tua mente, la mia mente contro la tua. Quindi mi viene da dire che la skills priorità primaria è il bluff, cioè saper gestire e interpretare il bluff. Anche, sicuramente. Okay. Sicuramente. Poi c'è psicologia, poi c'è tanta matematica, ovviamente. Perché? Perché le probabilità. Probabilità, questione di range, insieme di mani che devi giocare contro un determinato insieme di mani, calcolare le pot odds, calcolare quando entrare in una mano, perché entrare in quella mano, quindi c'è tantissima matematica. Sì. Cioè è anche molto complicata la matematica. Infatti quando guardi i programmi di poker, che è molto emozionante, non si direbbe, ma è molto emozionante. Sì. Ma me ne ti mettono le percentuali. In io l'avevo visto ogni tanto, quando c'era Ciccio Valenti. Tipo questo ha l'1% di probabilità di vincere, capito? Sì, è vero, è vero. Sì, poi è molto più semplice di quello che sembra calcolare le percentuali. Sì, sono carte. Sei in una posizione privilegiata 52. Quando guardi le partite da fuori, perché vedi le carte di tutti, sì, hai le percentuali. Quindi è molto più facile. Cioè se uno è molto bravo a giocare a scopa, non può diventare bravo a giocare a poker. Ma sì. Sì. Cioè non toglie, è una cosa non toglie l'altra. Cioè voglio mettermi in testa a poker. Perché sono molto bravo a scopa, bravissimo. Ah, guarda, bravissimo. Io ho aperto un'università del gioco. Oh. Quindi se vuoi posso insegnarti io. Ovviamente gratis. Volentieri. Volentieri. Gioco. Lo ritieni ancora un gioco? Beh, o, no. O, nel senso, come hai iniziato tutto ciò? Ho iniziato per passione, ovviamente. Ho iniziato nei circoli a Napoli, quando ero illegale. Nelle bische? Sì. Bello. Ma sì. Relativamente, ci ho giocato con i più brutti che c'erano. Infatti che è che se perdi, strada. Immagino... È stato terribile. C'erano situazioni strane? Sì, molte situazioni perché strane. Lì non puoi dire, guarda che lo dico al mio avvocato, se non mi Lì devi calcolare anche calcola che io all'inizio della mia carriera non sono stato pagato e avevo tipo 10.000 euro di bankroll, quindi il patrimonio che vi ho usato per giocare a poker. Ho vinto tipo in due partite 165.000 euro all'età di 19 anni. Vuoi sapere quanto ho preso di quei soldi? Un cazzo. Tac. Lì devi calcolare anche la probabilità di diventare uno scolapasta. Sì. Anche, sì. Sai che c'è un 2%, anzi un 30% di probabilità che vieni pispicchiato anche. Sì, scolapasta. Sì, è parte del gioco. È capitato. Nelle bische. Sì, e infatti proprio per quello mi sono andato a Napoli, ho iniziato a giocare online, è stata una fortuna, tra virgolette. Ho iniziato a girare in tutto il mondo. Più sicuro. Ed è stato bello, sì. È stata una passeggiata. Ti si dalle bische. Dopo che sei stato a Napoli è passato quel poco... È stato troppo più facile. Ancora ti stai vicino perché ho paura non si senta che non c'ho la cuffia, scusami. Ma, sì, ma tu dicevi che era illegale, invece adesso è stato riconosciuto. Come No. Adesso illegale. Solo nei casinò si può giocare. Ok. Si può giocare nei casinò si può giocare quanto in Italia? Vuoi. Certo. Sì. Da quando? Da una vita. Hanno fatto un sacco di tornei. A Sanremo. Solo a Sanremo e a Venezia, mi sa. Sanremo, Venezia, San Vincent, Campione. No, Campione è chiuso. Campione sono tre allora. Ha fallito. Sì, ora sono tre. Ok. Tre accreditati. E non sono gestiti neanche benissimo i casinò in Italia. Cioè rispetto a quelli americani sono ridicoli. Sono nelle riserve indiane italiane. Esatto. Perché in America è tutti affascinante al confine, sta roba. Tutti al confine. In America è illegale il casinò. Tranne in Arizona forse. Nevada. In Nevada. Nevada. Scusa, esatto. E solo i casinò che si vedono negli Stati Uniti sono in riserve indiane. Perché hanno detto agli indiani, guardate scusateci, vi abbiamo rubato tutto. Però avete il diritto di fare quello che volete nella vostra terra. Quindi si può bere a 18 anni, si può... fare i casinò e sono tutti dei miliardari. La macchina 16 e li danno. Adesso sto per dire una cazzata, forse. Tanto non sapete la verità, quindi io ve la dirò e la prenderete per vera. Che quando compi 18 anni, gli Stati Uniti, se sei un indiano
pelle rossa, ti danno €1 milione. What? Controllo. Voi continuate a parlare, io controllo la notizia. Per ora prendetela come una notizia vera. What? Ma che cazzo dici? Ma andate avanti, io controllo. Però devi essere puro. Adesso sto dicendo una roba terribile. Cioè, devi immaginare. Cioè, se no anch'io mi faccio una roba DNA, mi trovano un antenato indiano. Facciamo una cultural appropriation bruttissima, andiamo lì con la red face. Chiediamo allo Stato che... No, chiaramente sto scherzando. Minchia, €1 milione se sei indiano. Posso dire, se fosse così, sarebbe un ottimo modo per lavarsi la coscienza da parte dei coloni americani. Oh, vedi, US government to pay 492 milioni a 17 tribù di americani per aver rovinato delle risorse. Boh, comunque l'America ti paga. Aiuta un po' gli indiani americani perché la terra era loro inizialmente. Giusto, tanto tempo per non sentirsi in colpa che gli hanno rubato tutto, diciamo. Allora fanno i casino. Sono stato in un casino dei pelle rossa, bellissimo. Tutte le foto della famiglia. Mm-hmm. E questi, ora vedi l'evoluzione dalla capanna alla villa, tutti uguali. Che cagata, io non mi presterei mai a fare una roba del genere. A fare un casino? Neanche. Mm. Sei la mole di responsabilità. Beh, alle loro leggi. Lì. Infatti, perché no? Mi sembra molto comodo. Mm. E poi togli un sacco di soldi a quelli che ti hanno tolto tutto. Esatto, truffi chi quindi ti ha truffato. Robin Hood sei. Sì. Ma son briciole. Cioè. Sì. Ma sono multimilionari. Ma son briciole rispetto alla terra. È vero. Tu dici meglio coltivare. Martin la coltiverebbe. Anche. No, io semplicemente non... Ho dei brutti esempi, in realtà ho presente problemi di alcolismo in giovane età che hanno gli indiani. Ah, pensavo tu, infatti non capivo. Dicevo, come Martin? No, però no, io sì, ma stiamo parlando totalmente, stiamo uscendo dai binari. Seminato. No, fatto sta che sì, è una roba che è nato in America, il poker. Il Texas Hold'em, sì. E adesso si gioca solo Texas Hold'em. Soprattutto Texas Hold'em. Nei tornei. Che cosa cambia? Io non so. Vabbè, il poker a 5 carte era quello tipo che vedevi nei film di Celentano. Fai con l'asso, con 5 carte. Uh-huh. Mentre il Texas Hold'em c'è 2 carte in mano. A 2? Sì, e 5 a terra. Quindi più e facile. E tutti possono usare... No. È solo detto. Diverso. Okay. Solo una versione diversa del gioco. È bellissimo. Sì, due una carte. Figata. Ma la sensazione che ho io quando gioco a poker, quando giro le carte, forse in tanti altri giochi, giocavo anche a golf spesso, un gioco in Italia ha un altro bello nome. Bellissimo, no? A golf. Quando mi danno le carte e le guardo, è come se stessi aprendo un regalo di Natale. Cioè, ogni volta è bellissimo. Ogni 5 minuti stai vivendo un'emozione. È tipo, oh, è proprio. Ho appena pensato, non vorrei che sponsorizzassimo il gioco da. Cioè, dobbiamo anche dire attenzione. Cioè, sì, però dobbiamo anche forse fare la differenza tra dobbiamo mettere gioco un disclaimer. D'azzardo e skill game. Cioè, il poker è uno skill game, non è un gioco d'azzardo. Cioè, il gioco d'azzardo è roulette, slot machine. Ah. Gratta e vinci. Perché tu dici lì sei fautore del tuo destino in qualche modo. Sì, perché modo. Lì hai le probabilità che puoi vincere, cioè se sei bravo. Mentre alla roulette le probabilità sono contro di te. Attacchi cioè il cazzo, rubano. Certo. Cioè gratta e vinci in Italia ti rubano. Certo. Lotto ti rubano. Superenalotto ti rubano. Quindi tu non lo metteresti cioè, in quella categoria lì? No, assolutamente. Ma no. Non perché, te lo dico, cioè non è una cosa mia, un mio parere. Per è me è una cosa data dal privilegio di saperci giocare. Perché per molti è un azzardo per il semplice fatto che sono dei polli. Sì, natura. Certo. Ok, quindi, però c'è da dire, c'è la differenza qual è? Ok, allora se tu vai al bingo o giochi al lotto, ok, facciamo finta che noi ci facciamo una tombola a tutti e quattro e mettiamo un euro a testa, ok? Se giochi al bingo, il bingo ti dovrebbe far vincere 4 euro, ok, per fare pari, cioè per fare X, per fare somma zero. Mentre in realtà ti fanno vincere 2 euro, perché la metà se la prendono loro. Quindi tutti i giocatori che stanno andando a fare quella cosa hanno già perso prima di iscriversi a quella cosa. Cioè, non so se rendo l'idea. Sì, però io so cioè... solo che il banco vince sempre. Non esatto, ho seguito il calcolo, esatto. Assolutamente. Il banco vince sempre perché hanno il vantaggio matematico. Da... Mentre nel poker è somma zero, il vantaggio ce l'hai nelle skill. Ma c'è anche il banco nel poker? No. Ah, non c'è? No. Scusate. No, esatto, i soldi sono solo tra i concorrenti. Poi c'è il dealer. Qui dovevamo fare una partita prima, così era più facile. Abbiamo portato le carte da napoletano. Sì, perché sembrava anche la scopa. Ma come passi le tue giornate da professionista? Ora gioco molto di meno. Cioè prima giocavo tantissimo, cioè giocavo tipo 8, 10, 12 ore al giorno, Madonna. 20 ore, ho fatto sessioni di 30 ore, senza droghe tra l'altro, non mi drogo per fortuna, a parte qualche cannone ogni tanto. Non drogatevi.
Sembra una combo incredibile. Ma ho visto spesso i giocatori professionisti di poker online. Mille schermi. Hanno tantissimi, giocano 10 mani in contemporanea. Sì, per allenarsi. Io quando ero giovanissimo giocavo 21, 22, quanti 23. Quanti anni hai? 33. 33, sei più grande di me. Ah, grande. Credo. Sì, sì, sì. Sì. Perché ma non mi ricordo mai quanti anni ho io. Tu ne hai 31. 31, devo farne 32. Credo, O forse ne ho 32, 32, devo farne 33, non so. Stai bene, tranquilli, siete tutti giovani. Sì. Siamo belli. Però vabbè, quando avevo 20, 21 anni, 22 era molto più facile. Cioè giocavo veramente su 20, 21 tavoli e volava la mente. Madonna. Ora non ce la faccio a stare dietro a 20 tavoli. Ma cioè, ora non hai più neanche quella fame magari. Non ho, esatto, non ho più quella fame, non ho più quegli stimoli, non è più... Cioè, non lo amo come lo amavo prima. Cioè, prima era la cosa più bella che desideravo fare. Cioè, tutti i giorni mi sveglio e dico, veramente, io gioco a poker e vinco soldi. Mm-hmm. Ma tu non avevi niente da perdere quando hai iniziato? Io avevo tutto da perdere. Cioè, avevo tutto contro, avevo tutto da perdere. Cioè, mio padre mi ha cacciato di casa, non mi parlava più. I miei amici dicevano, sei pazzo che ti metti a giocare a poker, perché alla fine, cioè, era una cosa impossibile. Cioè, arrivi a casa e dici, papà, voglio giocare a poker. Non ho capito. Sì, poi ti aliena molto dalla socialità. C'è quel parente o quella persona, quell'esempio sempre del ha perso tutto a poker, ha perso tutto a blackjack, si è giocato tutto in borsa. In ogni famiglia c'è almeno un esempio del genere. C'è sempre uno in famiglia che ha perso che tutto al poker. Tutto. Sì. Oppure c'è Pupo. E poi ci sei tu, che hai preso tutto da tutte le altre famiglie. Però effettivamente dal momento che hai vinto qualcuno avrà perso. Sì, però gli altri non li hanno persi, cioè no, poker, vabbè, hanno perso i giochi d'azzardo. Esatto. Che è differente. No, cioè... No, ci sarà anche chi ha perso a poker, ma vabbè, quindi sicuro. Tu effettivamente hai detto, ho sentito in un'altra intervista che hai fatto, hai perso tanto. Io ho perso, ho vinto, mica vinci sempre. Cioè, esatto. Puoi essere bravo, ma nel breve periodo, se ora ci facciamo una partita tutti e quattro, cioè, tu mi puoi battere. Ma quando cioè, è stato un momento? Ma in un torneo quanto perdi? Cioè, la quota di solo iscrizione? Solo il buy-in, esatto, solo la quota di iscrizione. Che però a volte soldi. Può essere $1,000,000? Anche, ci sono tornei anche da $1,000,000. L'hai mai fatto? No, il più grosso è stato 130.000 euro, l'iscrizione. Che però, che se, perdi, se ne vinci sei, ci vabbè, sta. L'ho fatto prima che ne vincevo sei. Sì, però ci sta. E scusa, se metti quota di iscrizione 1.000.000 vinci 100 milioni? No, il primo era 32 milioni. Che sono soldi comunque. Sono soldi. Sono soldi. Cioè. Non so voi quanti ne abbiate, però 30 milioni mi sembrano tanti. Meno di 30 milioni io. Anche io. Hai mai giocato contro? No, non ci ho mai giocato perché lui in realtà non è così forte. È vero, lo sapevo. Cioè, è abbastanza scarso rispetto a tutti gli altri poker player. Cioè, non è neanche nella top 100. Il fratello è fortino. Non sono neanche top 1000 loro. Ah, mica. Cioè, assolutamente. E, però vabbè, è un tipo, cioè, è un personaggio. Saputo, esatto, è un personaggio. Ci ho fatto una serata insieme alle Bahamas. Non sono riuscito a starci dietro. Vabbè. Così salutiamo. Vabbè, tanto in italiano non ci sei. Sì, no. Ma qual è stato il tuo avversario più temuto dei professionisti di poker? Tu puoi dire il nome, poi nessuno li riconoscerà tra di noi almeno. Ma in realtà, non per essere buffone, però in realtà non temo mai nessuno. Cioè, anche perché se temi qualcuno è finita, è perso, parti male. Però sicuramente chi sta nella top 20, top 30. Sono giocatori fastidiosi, cioè preferisco giocare con i non professionisti o quelli che non stanno nella top 100 che quelli che stanno nella top 100 ovviamente. Però temere qualcuno e il poker è già sbagliato. Sì. Quindi esiste un ranking dei giocatori. Tu dove sei? 46esimo al mondo. È minchia, è buono. Sì, è il numero uno in Italia. Minchia, capite? Chi è il numero uno al mondo? Il numero uno è un mio amico. Ah, italiano? No. Ah no, tu no. Sei il numero uno. Italia, avremmo dovuto invitare lui. Impostore. Tu calcola che l'Italia rispetto al resto del mondo, cioè noi siamo molto scarsi a giocare a poker. Siamo delle merde. Sì, perché purtroppo siamo chiusi e possiamo giocare solo contro gli italiani. Io e perciò quindi... me sono andato all'Italia. È giusto. Perché in Italia giochi contro solo gli italiani. Quindi se non ti riesci ad allenare. No, esatto, quindi sei fritto. Cioè, sai giocare bene contro gli italiani. Esatto, cioè come Serie C e Champions League. Se vai fuori giochi in Champions League, se sei in Italia giochi in Serie C. Giusto, cioè quindi giusto. Sei fritto, dove vai? Io per competere con il migliore al mondo, appunto, sono dovuto partire. Sono stato 10 anni in giro per il mondo. Tra l'altro. Affascinante. Bello. Che bello. Una bella vita. Una figata. Sì,
tutto ai suoi pro e ai suoi contro. Sì, beh, ovvio. Cioè, a un certo punto comunque ti rompi pure il cazzo, cioè, di stare di girare, di stare 7 giorni in un posto, cambiare ogni 7 giorni, in hotel giorni. È come la vita dei DJ, tipo. Sì, tipo. Sì, solo che ti droghi di meno. Tu tipo, beh, io conosco Martin Garrix, non okay. Si droga. E, ottimo. E fa, cioè, fa così, non ha una cioè, non ha mai visto casa sua, l'ha vista adesso, credo. Perché lui ha iniziato quel lifestyle quando ancora non aveva un lifestyle, a 16 anni, quello che era, 18 anni. Beh, però non tutti ne escono bene, da quello mamma mia. Vita. No. Guarda, Vizi, Io prima c'ho il PR. Ho visto. Beh, diciamo che da sta vita non se ne esce vivi, quindi. Ah, sì. Martin sa, non so farlo. Nessuno uscirà. No, il fatto che tu frequenti casinò, cioè quando vai in giro per il mondo, entri in un casinò, ti dicono, uè, bella Dario. Cioè, nei casinò sì, mi conoscono. Diciamo, sono come te in mezzo alla strada. Oh, vedi? Nel mio piccolo sono famoso nei casinò. Allora, cioè, in Las Vegas sono abbastanza famoso. Allora qui domanda di rito che ci sta, calza perfettamente per Nello, è: essere un pokerista professionista ti fa scopare di più? Sì. Oh! Perché vai nel casinò e ti riconosco, quindi è tutte... È facile, no, poi c'è il fascino comunque, cioè, certo. Alla donna piace, anche quelle sposate, quelle fidanzate, sai, la storia così, con quello che sta 7 giorni in quel posto e poi dopo non lo vedi più, cazzo, ti conviene. Vedi, quindi... tu ti godi Las Vegas, sì. come tutti se l'aspettano. Las Vegas... Top? Sì. Top. Ci vado da 10 anni, 3 mesi all'anno. E quindi... sei tipo il Justin Bieber di Las Vegas? No. Però sono abbastanza conosciuto. Cioè, gli americani mi adorano. Anche perché l'ultima volta... Ma tipo, oh, bella, ci è arrivato Dario. Cioè, così. Vabbè. Cioè, vai al bancone di chi il gioca solito. Poker e chi segue al poker, sì. Cioè, vai al bancone di chi il solito. Nelle discoteche, sì. Il solito. Il mio sogno è andare in un posto e dire il solito. La roba bella dei casinò è che ci vai spesso. Tecnicamente, no? Sì. Vabbè, quando giochi partite come... Puoi farlo col basso di casa. Lo sai che mi piacerebbe farlo, è per dire il solito. Vabbè, tanto quando venite a Las Vegas, magari. Allora io lo ricordo a tutti, perché questa cosa la faremo appena apriranno le dogane. Le gabbie. Le dogane. Le gabbie. In generale. Appena si potrà viaggiare, io, Martin e Luis e boh, forse un paio di amici... Andremo con il nostro amico di cui non ricordo più il nome. E il campione di memoria. Che è il campione del mondo di memoria. Abbiamo deciso di andare a Las Vegas, metterci al blackjack. Lui conterà le carte per noi. Vabbè. E ci diamo un segnale. Appena ci dice tipo che così, ne so. Così, puntate tutto. Sicuro, ci caccio dal casino al 100%. Allora, mi sono informato. Non facciamo una partita a poker, è meglio. Facciamo tutte e due. Però l'ultima facciamo quella roba lì. Cioè lui dice una parola d'oro tipo rabarbaro e noi buttiamo 100.000 Dici che leviamo per i massimi. Dici che la memoria può aiutare nel gioco del poker? Poco, no. Non è la memoria la cosa che serve. È più... Come si chiama quella tecnica che studi uno che fa tutte le facce? Cazzo, hai capito? Nevrosi compulsiva. Esatto, stavo per dire. No, porca troia. Tourette. No, la studiavano in Publitalia, dai. Ma quella che hai detto prima che hai fatto Sanremo? Sindrome post-traumatica no! da stress. PTSD. No, l'MDMA. No, smascellamento. Quella cosa che se uno fa una smorfia, tu capisci già cosa sta pensando, il suo stato d'animo. Italiano. Avete capito? La cosa che si fanno sulla schizofrenia, tipo, no? Ho capito qual è. Ha senso? Sì. Non mi viene il nome, cazzo. Neanche a me, però ho capito che dici. Comportamento non verbale. Linguaggio non verbale. Quelle cose sì, dici. Sì. C'era una serie. Parliamo della figura del pollo. Cioè? Chiamato anche fish. Il fish, il pesce. Quello che ha bocca. Che nel tavolo lo devi riconoscere, perché se non lo riconosci... Significa che il pollo, se in questo tavolo, sarebbe Fedez, che non ha mai giocato. Sì, perché non sai giocare. Perché? Cosa fai? Perché non sai giocare. Ah, ok. No, esatto. Guarda che potrebbe darsi che invece il pollo sia tu. Ma invece, scusa, magari... non è che se io non so giocare in questa però... situazione non parliamo di poker, sono sicuro che io il pollo. Perché, però che magari ci siamo messi d'accordo. Per no, tutti batterti. Si sono messi d'accordo. Tutti si sono sempre messi d'accordo. Se tu per farti mettete vincere. D'accordo, vi asciugo lo stesso a tutti e tre. Sì, sì. Non ho capito niente. Vedi, sei tu il pollo. No, che no, no, spiega un attimo la figura del fish. E magari il più grosso fish che hai incontrato. Vabbè, sono i calciatori.
Ah, vabbè, sì. Ah, perché ci sono i calciatori che si mettono a fare ste robe. Wow. Hanno un sacco di soldi. Vabbè, non, meglio non fare nomi. Vabbè, comunque... facciamoli, li bippiamo, li faccio io, tipo, mi immagino un Balotelli sicuramente gioca a poker. Non ci ho mai giocato. Cristiano Ronaldo. Ho giocato, Cristiano Ronaldo giocava. Giocava e per come è malato non era così scarso. Ah. Cioè, perché voleva avere... mentalità... sì, giocava a PokerStars.com e ho visto ed che era un figlio di puttana anche a giocare. Sì, sì. Ho visto che è sponsor. Mentre Neymar, scarsino. Scarso. Cioè, tipo Neymar, che è attaccante, giocava in attacco, quindi bleffava come il pazzo. Piqué, che invece è difensore, non si giocava un euro. Ma Neymar lo dice anche il nome, che è uno che ha bocca. Faccio una domanda, ma idealmente se io non gioco mai, cioè non rischio di vincere? Se giochi ai tornei non giochi mai, no, perché muri di bui, perché i bui salgono sempre. Capito? Cioè, no. Tu inizi con... Ah, si alza l'asticella, quindi sì, per ogni volta, esatto. E quindi devo vincere. Vince fish, le morto. Perdo. Bravo. Mentre se giochi cash game, non è che puoi vincere, però almeno perdi poco. Okay, ti difendi, se non i bui si alzano col tempo col giro? Col, okay, tempo. Col tempo. Solitamente è un'ora a livello. Il campionato del mondo invece è 2 ore a livello. Madonna, e dura 10 delle giorni, pause infinite. 10 giorni, Madonna. 12 ore al giorno. Cioè, tu infatti sei arrivato secondo. Cioè che una partita dura 10 giorni? Ma che cazzo? Il torneo l'ho giocato io, è durato 10 giorni. E se ti scappa la cacca? No, ogni 2 ore c'è un quarto d'ora di pausa. E vabbè, se mai scappa la... Ma è tempo di... tutti i tempi sono un po' dilatati. Vabbè, se c'ho la diarrea, raga, vabbè, scusa. Vai in bagno, vai in bagno. Se tu vuoi alzare, lasci le fish live, vai in bagno. Posso andare? Sì. Ok, no, se no non potrei mai farlo. Già ora ti stai preoccupando. No, amiche, già mi veniva l'ansia, cazzo. Dobbiamo come ragazzi, appena si potrà, andate? Appena si potrà, andiamo. Innanzitutto, ho scoperto contare le carte blackjack non è illegale. Se se ne accorgono, ma se se ne accorgono, ti possono ammazzare, esatto, di botte. No, ti cacciano dal casino, ti mettono sulla blacklist, non puoi entrare più nel casino. Questo è quello che possono fare. Vabbè, picchiare nei film ti fanno vedere. Okay. No, non è che ti possono picchiare, ti metto solo nella blacklist. Quindi faremo un po' di poker e poi finalone ci vestiamo tutti tipo Ocean's Eleven, oh, e andiamo al blackjack e proviamo. E ci giochiamo i massimi, quanto ci giochiamo? Boh, io secondo me un 100.000 euro da buttare così ci rigiochiamo. 100.000 euro 100k a testa? No, totali, dai. Quindi 25 a testa. No, vabbè, li metto io e li smezziamo. Ah, cioè, mi regali 25.000 no, euro? No, se poi vinco sono miei, che cazzo vuoi? Io gioco. E tu metti un po' i tuoi, io te ne do un po' di miei così li giochi, no? Ah, beh, ci fa divertire, dai, ci fa avere l'esperienza questo. No, vabbè, li metto. Ci sta, dai. Se li perdo, li perdo. Sì. Se li perdo, okay, li perdo. Bello, mi piace giocare con i tuoi. Bello, bello, facciamo. Però se vinco, vinco io. Beh, noi ci godiamo l'esperienza. Dai, sì, esatto, va bene. Bello, vabbè. Poi fai lo splendido. Beh, io vi aspetto al bar, che sto lì a socializzare. Vabbè, tanto puoi bere pure l'alta. Ti regalano l'alcol. Bravo. Anzi, se lo danno lì, forse per il poker non gli importa tanto. Ma in altri, mi ricordo quando ho giocato a blackjack, dove ovviamente ho perso tutto, continuavano a regalarmi alcol. Sì, no, ma anche sa com'è che hai perso? Sì, non so. Gentilissimi, non te lo ricordi. Buono. Esatto. Sa come mai ti regalano tutto quell'alcol? ma lo danno, vedo, a chi mette tanti soldi. No, a tutti. A tutti, a tutti. No, Las Vegas a tutti. A tutti. Ma serve, no, ma serve appena, a corroborare se il tavolo. Se stai seduto più di 5 minuti su un tavolo, arriva la signorina o il signorino. Ma l'altro, visto che ha fatto anche pagare, non so se fa una campione. No, vabbè, dipende dai casi. No, cioè in Italia alcuni casi no, addirittura non ti danno l'alcol gratis. A Monte Carlo si paga, mi sembra. No, tantissimo. Ma che no. Vabbè, a me sono proprio pagare. Dei pezzenti, guarda. Hanno visto dei bello. Ci hanno fatto pagare. Vabbè, che miserabile. Cosa di speciale, mamma mia. Spero tu li abbia cose così. Perché le cose normali non le paghi. No, perché c'era l'ingresso col free drink come in una discoteca. Mm. E poi ci siamo seduti al tavolo, eccetera. E non mi hanno. Non cioè, Omi ha ordinato e gli hanno fatto pagare. Perché non stava giocando, forse. La passavano male. Non gli sembravamo dei buoni clienti. Hanno pensato questi stanno. Vengono e vanno, non gli importa niente. Può essere. Di lasciargli una bella impressione. Che comunque, cioè, i proprietari dei casinò, c'è cioè, non bella gente. Ma dipende, poi salutano dipende sempre. Per bella gente. No, stavo pensando, cioè perché guarda, mi sono informato prima di venire sul mondo del gioco d'azzardo italiano ed effettivamente ho letto delle cose terribili. Ma ci sono solo 3 casinò in Italia. Sì, infatti. No, a prescindere dai casinò, anche le piattaforme online, c'è tutto un giro un po' losco. Un po' non bellissimo. Dipende, ci sono casi e casi. Comunque in Italia
magari è così, però che ne so, all'estero alcuni casi no, cioè alcuni proprietari non è così. Mm-hmm. Ci sono casi sì e casi no. Sì, esatto, come in tutto. Bello. Avete sentito il gioco? Perché casi no. Ci sono arrivato un po' in ritardo. No, no, no. Poi a me divertiti più raccontarle, spiegarle che dirle. Sì, è vero. Sì. Bravo. Che sei una merda. Sì. Che... perverso. Ho scoperto di recente, non so perché, mi sono messo a guardarli a profusione, i vlog dei... ci sono i vlogger pokeristi. Tipo questo l'ho guardato di recente spesso. E filma nel casino e ha tutta una community, lo conoscono tutti nei quante casino. Quante views ha? Fa vedere. Quante views? 4 marzo, guarda, 500.000 di views, ma vabbè. No, di più, guarda che c'è un... No. Ah no, 500.000. E lui fa proprio il suo vlog, fa vedere anche la bistecca che si mangia nella pausa, e ha un'app dove tiene il conto. Che grinta che c'hanno. Lui dice, a fine giornata ho fatto, oggi ho fatto 300-400 dollari, è proprio metodico. È come andare a lavoro. Sì, no, infatti. Sì, 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 lui lavora così. Ma quello è un lavoro comunque. Ma tu quando hai asso che fai? Sei, devi giustamente non bruciarti tutto e trascini nella tua preda. Uguale a tutte, cioè come quando ho le altre mani. Cioè in realtà tu non devi far capire che hai quella mano. Quindi comunque tu devi usare sempre le stesse linee con sia quando sei in bluff e quando c'è valore. Io facevo dei giochini mentali tipo oddio asso e ce l'avevo veramente. Ma io sapevo tra l'altro che il bluff è più tollerato in America che in Europa, giusto? In che senso? Che addirittura, ora è una cosa che ho letto di sfuggita, ma mi pare che il bluff in Europa in certi casi sia proibito. Addirittura. No. È possibile? No. Mi no. sa che è tutto no, il bluff è la cosa bella del gioco, cioè senza bluff che gioco è? Cioè è troppo figo il bluff, veramente. È tutto, no? Alla fine tu stai mentendo su ciò che hai. È come giocare a lupi. Lupus. Ah, ma sono un mostro a lupus. Anch'io sono bravo. Non è vero, io... Sì, è tipo... che cosa, abbiamo giocato quest'estate, sono bravissimo. È tipo Among Us. Lui era l'unico che mi sgamava. Lui era Lupus, vi giuro che sono fortissimo. È un po' quella roba lì. È un po' simile, sì, che devi sgamare se quello sta dicendo una palla oppure no. Porca. Ma infatti troia. I buoni giocatori di poker sembra che ti possano leggere nel pensiero, perché ho visto... chi è? Daniel Negreanu. Lui è assurdo, lui dice agli avversari, avevi Jack 10, vero? Ma magari ti giuro, non ha neanche messo le carte sul tavolo. No, ti dirò una cosa pazzesca. Daniel Negreanu attualmente non è neanche top 100 al mondo. Sei più bravo? Di Daniel sì. Madonna. E chi è il numero uno? Alla fine non l'abbiamo detto. E chi è quello che fa più show? Un amico suo. Brin Kenny, un americano. Come un americano, Brin Kenny. Brin Kenny. Che tra l'altro fino a 2 anni fa era broke. Cioè rotto significa che non c'aveva soldi, anzi c'aveva si era rotto un dito e doveva allenarsi per riprendersi. È il termine che si usa per dire quando uno... Cioè una merda. Una merda, che quando economica... No, non ha più soldi. Ah, era in rosso. Sì, ok. Era una merda. Poi ha giocato povero. C'è una merda. Pensavo che non era bravo. No, era più un po' di tatto. Non questa puntata tra sudavenalità, ragazzi. Ma non volevo dire poco da fare nel suo genoma. In un torneo da 1 milione, che è il torneo più grosso che hanno fatto nella storia, e ha vinto quel torneo. 32 milioni. Ha vinto, no, 22-24, perché ha fatto il deal, tipo. Perché ha vinto un braccialetto. Quello sembra il cantante... Vabbè, come cazzo fa a essere il numero uno che ha vinto un torneo solo? Perché ha vinto più soldi... No, non è che ha vinto un torneo solo, ha vinto tanti tornei. Ha vinto più soldi di tutti. Però nella c'ha, solo, c'ha solo un braccialetto. Lo so, ma infatti braccialetti... Che vuol dire il braccialetto? Sono tipo gli anelli per l'NBA? Esatto. Sì, sì. Tu dirai ora, quanti braccialetti hai? Non me la fare questa domanda. Ok. Quanti braccialetti hai? Zero. Sta bleffando. Ce ne sono di diversi, c'è quello della World Series of Poker. No, il più importante sono World Series of Poker. Ok. Cioè, tu non ne hai neanche uno? Lui è arrivato secondo, l'ha visto, l'aveva lì. Io il tavolo era fatto a Sanremo. Sono andato a Roma e non ho visto il Papa. Sono andato là e invece di fare primo, ho su 8700 persone, ho fatto secondo. Vabbè, ho ci perso sta. Le zap più importanti della mia vita. Però ci sta. Vabbè, come ti sei sentito tu? Io da paura, ero 17esimo, sono arrivato secondo. Ma lui era 8000esimo magari, capito? Ho capito, no, però una volta che stai là, che arrivi, che stai, che siete in due, e quello dice, c'è un vincitore e non sei tu. No, se vai con l'aspettativa, no, a me non mi interessava. Cioè, veramente, non ti ho fatto niente a te. Sì, io dicevo di votare i Maneskin. Figurati. No, ero contentissimo. E che vabbè, tu... Io vi si mostri. Cioè, ho capito, state parlando di Sanremo o del poker? No, stiamo parlando che... Stiamo facendo il parallelismo tra le due. Dici, esatto. Lui dice, non ti rodeva il culo che sei arrivato secondo. Questa è la scena, se fossi guarda. Andato con l'intenzione devo vincere a tutti i costi, sì,
mi sarebbe eroso il culo. Guarda che situazione. Hai... Quelli sì. sono effettivamente i soldi. Te li mettono lì così? Sì. Ma poi te li porti via. Sono 9 milioni. Sono americani, no? Ma poi te li porti via così? No, 10 milioni. Ma te li, porti, milioni. Te li porti via così? No, come vuoi te li porti? Anche con le valigette? Anche se vuoi. Beh, io sì con le valigette. Io con i sacchetti dell'S lunga. Mi porterei i sacchetti dell'S lunga e andrei via così. Sono 10 milioni. E poi c'è il braccialetto in cima. Lo sai quanto vale quel braccialetto? Quanto? Dici una cifra. 500.000 dollari. 3,75. Solo da vendere su eBay solo. Così. Sì, sì. Vabbè, se poi aspetti vale di più. Ma che cazzo te lo compri? Diventa un'opera d'arte in realtà. Oh, la madonna. Ma perché è d'oro? Le carte dei Pokémon valgono 50k. Ma vuoi un braccialetto che è veramente oro e diamanti. Ah, è d'oro e diamanti? Sì, sì, sì. Fammi vedere sto cazzo di braccialetto, Luigi. Questo. Dov'è? Non lo vedo. Io ho la questo foto in cellulare perché tu l'ho messo prima di... Non voglio offenderti, ma qui hai 30 anni in più di adesso dallo stress forse della situazione. Ma, ma capito, io ma sei tu quello? Io stavo male. Stavi, ma sei tu cioè, quello lì? Sì, che lui. Ah, non avevo capito. Cioè, tu non sai come ho vissuto io quei tre. Cioè, hai una pressione addosso che non, io non cioè, avrei respirato. Eri io non respiravo. Eri più emozionato lì o qui no, adesso? Lì. Ma che cazzo te ne frega di star qua? Ma dai. No, qui prima di venire stavo pieno di ansia, dico la ma verità. Ho capito, ma che ne sai? La nonna, cioè, ora sto più tranquillo, però lì non respiravo. Eh beh, si vede. Cioè, veramente lì non respiravo. Sei milioni. Quanto ha vinto il primo? 10. Pensa vabbè, che... dai, sei lì. Madonna, sono 4 milioni di differenza. Ma vabbè, li fai. Mi credi? Non mi interessa il fatto di 4 milioni. Il fatto di essere, di vincere il primo al mondo. Ti rode più il culo per esatto, quello. Quello mi rompevo proprio. Quello cioè, ci sta. Anche perché quando entri nel casino ci sono le foto dei vincitori. E ora c'è la sua foto. L'Hall of Fame. È come Sanremo. Anche a me mi rode il culo perché a Sanremo c'è la piastrella. Quella roba della piastrella è vero. Mi rode il culo. Perché... Ma ci pensi, dici che bello avere la piastrella. Ecco il braccialetto. Ah, fa vedere. No, non è questo. Ah, tipo gli anelli dell'NBA, uguale. Questo. Sì, esatto, questo. Tipo questo gli anelli è esattamente quello che avresti vinto esatto, tu. Esatto, questo. 2019. Tutto oro. Di classe. Ah, vedi, è una fish. E ci sono... così. No, non voglio sbattertelo in faccia così. No, questo è quello che non hai vinto. Eri lì. No. Grosso, no. Però puoi ricreare. Dai, è difficile da abbinare. È difficile da abbinare. È difficile trovare l'abito da mettere. No, comunque è qualche festa particolare. E non li fai più adesso? Cioè, è troppo una rottura di palle. No, come no, li faccio. Il problema è che col COVID, ovviamente, solo online. È finito. Spero che quest'anno li rifaranno. Solitamente li fanno a giugno e a luglio. Quindi se venite in quel periodo mi trovate sicuro là. A Las Vegas. Dove? A Las Vegas. A Las Vegas. Andiamo, dai, andiamo. Se ci sono amico di Dario, io. Il solito. Dobbiamo star lì due settimane in modo tale che vado tutti i giorni in un bar. Il solito. Ordino il solito. Sempre la stessa cosa, poi arrivo e faccio... Nel circolo dell'alcol. Il solito, please. Così. The solid. The solid, please. No. The same, come si dice? As always. Thanks for Mitch. Watching. Mitch, sorry. As always. Beh, ma non so se... Te hai mai giocato, Martin? Sì. Cinzia, dai, insegnaci. Fisicamente. Dai. Facciamo una prova. Sì, ho giocato però delle robe. Con i ramini giocavamo. Con i soldi veri. Eh sì, ma con i ramini. Non abbiamo un carte, una mazza di carte francesi? No. Una roba. Non ce l'abbiamo, raga. Però, infatti però è una cosa nel quale mi butterei magari con uno... una brama di possesso per avere della pilla, però mi rendo conto che il gioco ha una sua bellezza che io non comprendo appieno, quindi lo dovrei studiare a lungo e c'è una maniera di giocare vabbè, non a soldi veri. Ti assicuro che giocare un torneo di poker a Las Vegas soprattutto è un'esperienza pazzesca, cioè si provano emozioni uniche, veramente uniche, c'è proprio un viaggio che fai, cioè, un'esperienza proprio. Sì, un'esperienza. Oh, che fai? Il gioco delle tre carte. Denari vince. Ok. Quanto possiamo puntare? Ma non vediamo. Fallo, ma non su, ma fallo lì. Ma che cazzo è? Devo farlo così. Denari vince. Ok. Vai. Pronti? Vai. Eh beh sì, eh. Sbam! Non l'ho visto io. Me l'ha insegnato un mio amico rumeno quando ero piccolo. Figlio di molto puttana. Bravo. Sì. Ah. Ce l'ha fatta. Oh! Ah. Vabbè, rifaccelo, dai. Una volta che lo capisci è semplice. Dai, rifaccelo. Dai. Lui si inizia. Denari vince. Aspetta che lo filmo. Lo filmo da qua, poi povero Leo dovrà. Aspetta. Poi mi piace la mossa da granchio che fai. Lo faccio con una mano.
No, però male fatto piano, dai. E anche a me viene ancora. Pure a me. Wow. Ma. Eh beh, sì, anche prima era lì. Perché la fai sempre uguale. La faccio sempre uguale, però la prima volta viene bene. Vabbè, ce l'ha fatta. Mi sento buggerato. Cosa vuoi fare da grande, Dario? Non, perché davvero... non voglio mai diventare grande. Ah, giusto. Però davvero sei... Tu? Cioè, hai fatto 10 anni di carriera al momento, sì. Praticamente. 12, 14. E poi potresti benissimo o fare retirement o te la prendi easy, fai degli anni di... Cioè, cosa ti piacerebbe... Hai un come goal. Come ti vedi, esatto. Vabbè, ora quest'anno ovviamente immagino che magari avevi dei piani. Sì, depistami perché hai capire. Un gol di voglio arrivare a quel monte premi lì e mi fermo. No, vorrei fare tutte le cose che mi piacciono, cioè, a me non piace lavorare, cioè nel senso io voglio fare quello che mi piace, quello che amo fare, un po' come fate voi alla fine, no? Cioè, esatto. Quindi che cosa voglio fare? Ti voglio dire che tra 10 anni voglio comprare una squadra di calcio, cioè, e vorrei essere il presidente di una squadra di calcio. Vorresti? Sì. Sì, però è ancora lontana il traguardo. E ti piacerebbe, cioè, non ti è rimasto la voglia di vincere la World Series of Poker? Allora ritenterai sempre. Sì. Vabbè, tanto anche perché sono 2 mesi all'anno. Solo quello, esatto, non fare i tornei piccoli. Io faccio solo così, cioè, quello che farò. Cioè, gioco solo campionati del mondo europei, che sono praticamente 3-4 mesi all'anno. Negli altri 8 mesi, questo già lo faccio da 3 anni. Negli altri 8 mesi faccio il cazzo che voglio. Esatto, ma cioè... non ti devi tenere un po' allenato, no? Mi alleno, gioco, io ora gioco una volta a settimana, solo la domenica, online. Proprio per tenermi allenato. Giusto, e giusto. Quindi almeno non perdo il ritmo. Ma giochi soldi veri o finti? No, veri. Veri, veri, veri. Okay. Perché dai più importanza. No, non puoi giocare soldi finti, anche perché cioè, per allenarti gioco i più forti, e i più forti giocano solo a soldi veri. Ah, certo, giusto. Ah, giusto. Quindi se gioca a soldi finti, cioè che gioca a fare? Giochi a Io Natale giocavo con la soldi nonna. Finti e soffrivo come se fossero veri. Dal liceo, ho passato la quinta liceo sul cellulare, e avrò fatto davvero 14.000 mani, e giocavo tantissimo, e soffrivo quando perdevo tutto nel portafoglio. Non ti piace proprio perdere, secondo me. Come? Non ti piace perdere, sarei competitivo. Sì, sì, esatto. Ma poi anche se mi facevo i miei 10 milioni finti, io probabilmente me li giocavo perché tanto erano finti. Ma dai. Soffrivo come un pazzo. Sì, no, ma infatti quando esci da un torneo è come che ti ammazzano, eh. Sì. Cioè, tutte le volte che io esco da un torneo, nonostante gioco da 14 anni, è come se morissi. Sì, li vedi. Pazzesco, quando si alzano si vede. No, ma neri, cioè, si alzano diventano neri. Prendono la valigettina, cioè, perché in più scendi nel ranking, quindi c'è tutte le ripercussioni. Sì, ma poi c'è, perché quella la tua tournament life, in quel momento è proprio la tua vita. Cioè, è come la Champions League, come una finale di Champions. Esatto, cioè ti senti male. Sei immerso totalmente. Esatto, come molto, cioè, è molto uno sportivo, alla fine. Sì, è uno sport. È un po' meditativo, tutto in silenzio. Magari c'è quello che rompe ma le infatti palle. Stai un sacco di tempo con te stesso. E per essere un buon giocatore è importante conoscerti. Cioè, è importante sapere quali sono i tuoi limiti. È importante sapere quali sono i tuoi pregi. È importante sapere come il tuo avversario vuole usare queste cose contro di te. Quindi comunque ti devi conoscere. Perché quando sai che a un certo punto stai andando in quella fase che è troppo emotiva, devi riscendere per calmarti. Quindi sì, cioè è una cosa molto personale. Cioè, ma è bello, successo in un torneo enorme che si picchiassero? Sì. Sì, sì. Perché immagino che lo sai chi? A Campione una volta facciamo il bip dopo. Sì, lo bippiamo. Sì. Te lo mandiamo? No, te lo mandiamo prima da vedere. Non si... E chi cazzo è? Quello che fa Boh, pensavo chissà chi cazzo mi no, dice. No, vabbè, quello che fa, che presenta. Visto vabbè, fai? Ma chi cazzo perché è? Saperlo. Guarda, perché voleva fare il figo. No, guarda, sì, hai capito. Ma poi l'hai sparato. Fai il disinvolto. No, forse. Lui. Caso. Si è picchiato un signore di 60 anni. Stavo seduti così, tipo così. Si sono toccati 2 o 3 volte. A un certo punto non so che si sono detti. Lui ha risposto male, il signore si è girato. Pua! Bello. Si è sentito proprio nella sala questa cosa. Pua! E lui ha risposto. A un certo punto rivista cosa. È successo pubblicamente o era una roba che dove c'eri solo tu? No, no, era proprio nella sala del casino di Campione, l'ultimo piano, dove si giocano i tornei. È successa lì. Okay. Cioè, quindi no, c'erano, non ne so, 1000 persone. Sì, sì. Invece a Las Vegas, l'ultimo anno che sono andato a giocare, un signore si è spogliato nudo, completamente,
e si è salito sul tavolo completamente nudo con le scarpe così. Così ha detto fa. Beh, in America sono sempre molto più scenografici. Vabbè, in America l'hanno arrestato. Era il suo momento di brillare. Sì. Si è detto tanto, ho perso tutto. Che me frega, tiro fuori l'uccello e via. Sì, in America di sempre le cose più assurde comunque. Sì. Vabbè. Sono è lì il sono modo più esasperati. Stanno scrivendo adesso la loro storia, uomini nudi sui tavoli. Che sì. Mi sembra giusto. Cioè, bisogna recuperare terreno. Insomma, sì, sì, noi le abbiamo già fatte 2000 anni fa quelle robe. Sì. Certo. Sì, ma canali, sai, Saturnali. Abbiamo messo gli uomini con i leoni dentro. Torniamo, ricordatevi, giocate responsabilmente. Ricordatevi, la ludopatia è una malattia. No, a parte gli scherzi, se no sembra che stiamo promuovendo il gioco d'azzardo. No, sì, ma detto così non sei credibile. Lo so, però innanzitutto non ci paga nessuna roba di che se volete, siamo qua ovviamente. Sì, sì, sì. Qualsiasi scherzo, no, di... scherzo, questa la tagliamo. E, no, vabbè, però dai, ha senso dirlo. Sì. Per quanto non vabbè, ha senso allora, dirlo. Il gioco... Allora, tutto... Che l'hai già detto, se no, di qualcosa... diversi. Sì, esatto. Cioè, adesso prova a non far ridere il tuo buco del culo, però prova a disincentivare le persone a giocare. A giocarsi... Quindi non, okay. Non giocate. Non giocate a nessun gioco, tranne che magari... il poker. Ma cazzo così, no? Perché vabbè, vi rubano? Cioè, veramente, gli altri giochi vi rubano. Anche le bollette, le giocate con le bollette? Cosa che sono le bollette? Cosa sono le bollette? Io le pago. Le squadre. Le bollette? Cosa sono? Cosa sono le squadre? Tipo, che ne so, gli esiti Champions League, campionato. Oh, no. Le schedine? Io non gioco le niente. Schedine. Le schedine. Giocate? Mai no, giocate. Zero. Ok, sono una truffa anche quelle. Sì. Vabbè, cioè, certo. A meno che non hai delle informazioni e sai delle cose. Che, vabbè, quindi, certo. Che tu non venga dal futuro, non hai la macchina del tempo. Che esatto. Cioè, ma anche quelle sono una truffa. Ma matematica, cioè la truffa è matematica, non è di altro genere. Certo, ovvio, cioè, è statistica. Perché esatto, cioè le quote sono fatte al 105%, ciò significa che l'1x2 dovrebbe essere 3, 3, 3, per essere alla pari, quindi chiunque gioca dovrebbe fare pari, in realtà sono 2,90, 2,90, 2,90. Ciò che significa che qualsiasi cosa... Significa che se non sei buono con la matematica è meglio se eviti di giocare, questo in buona sostanza. Sì, però non è la matematica è importante. Non è che cos'è che dicevate, questa magari la tagliamo, ma che cos'è che dicevate l'altro giorno? È logica anche. Prima, sì. L'altro giorno, sì. Prima che venisse lui di un sito che sembra che dicono che è una truffa. Non lo so, quindi non lo diciamo. Ah, ok, non lo diciamo. Non l'ho capito io. Ma online può essere più truffaldino, no, che dal vivo? No, dipende da sta cosa, non è così. Non, cioè, i siti sono puliti? Sì, protetti da tantissimo. Okay. E che quando perdi, assolutamente no. Quando perdi ovviamente inizi ad andare a cercare magari. Ma tanto la truffa, tu pensa che il 97% delle persone che gioca perde, anche a poker. Quindi il 3% possiede i soldi del 97%, un po' anche come l'economia del mondo. Ragazzi, il 100% delle persone che giocano muoiono. Sì. Anche il 100% delle persone che esistono muoiono. Sì. Sì, cioè, il 100% di chi non gioca... Dovremmo indagarla questa cosa. Perché... 100%, sei vuoto, ti sei svuotato. No, stavo pensando. Io so per certo che la off che il 100% delle volte che ho giocato alla roulette ho vinto. Miau. Cioè una volta. Guarda, che è stato incredibile, mi sono emozionato quando l'ho visto. Emozionato. È grande, cioè anche sì, illegale questa cosa, spero. Si è fatto che riprendere da quello, è il mio stack. A me la roulette mi gasa. Tutto sul nero. Venezia? Monte Carlo. No. Però dici la verità, quando gira quella pallina là dentro... Emozionante. Ti casi, Hai giocato... Questo non mi ha emozionato, che tutte le mie fish, che erano tantissime, le è andate in fish più grosse, più di valore, ma sono poche. 500, queste sono 100. Quindi... Io speravo che mi dessero il doppio di quelle che gli ho messo sul tavolo, mi hanno dato meno pezzi di plastica, io le avrei voluti... E ti dai più pratico. La roba bella che hai fatto è che ti sei fermato. Sì, ma sai cos'è la roba? Ah sì, sì, mi sono andato via appena Infatti vinto. La cosa tosta è... Fermarsi. Sì. Fermarsi, perché lì tutto il discorso è basato sull'osare. Certo. La tentazione, l'osare. Lì effettivamente devi decidere e capire che ti è andata di culo lì. Tu non ti sei fermato e ha pagato perché diceva. Però era consapevole dei suoi limiti. Sì, no, ero consapevole di quello che stavo facendo. Sì, cioè, esatto, avevo studiato la matematica del gioco, avevo studiato la matematica di altri giochi e avevo compreso come tutti gli altri giochi erano giochi dove non potevi
guadagnare, mentre il poker era un gioco dove potevi guadagnare. Questa è stata la differenza. Ho sempre creduto in questa cosa, che per gli altri magari può essere assurda, e quindi sono andato avanti per la mia strada. Hai creduto? Sì, è del mio sogno, cioè quello che mi piaceva. Ma in effetti è un lavoro, cioè, che si porta dietro un pregiudizio enorme, se ci pensate. Vi cito Albert Einstein. Perché di base è un gioco. La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettando i risultati diversi. C'è anche qualcosa sul gioco, ha detto Einstein. Sì? Sì. Però sì, ci sta tutto. C'è tante frasi sul gioco, ha detto Einstein. Ne sono state attribuite tantissime. Ad Einstein, tipo, sì, mi passi il sale? Esatto. Sicuro l'ha detto. Tutto quello che ha detto di intelligente è stato detto da Einstein. Ma tu sei partito con una cifra che eri disposto a perdere, comunque. Cioè, sì, è rimasto questo tratto. Io sono partito con una cifra che ho perso. Però hai deciso di rimetterla. Sì, ho fatto anche i debiti per andare avanti. Quindi ma ci credevo, cioè vedevo gli altri, dicevo, cioè, questi sono troppo scarsi, come faccio a non vincere i soldi a questi, capito? Cioè, quello era proprio il mio pensiero, cioè, fisso dentro di me. E effettivamente ed è andata così. Cioè, è andata così, perché non è che tu dici, sai, è stato fortunato, ha giocato un torneo, ha vinto. No, io sono 10 anni di fila a Las Vegas. Wow. Ma cioè, questo è il pensiero, credo che hanno molti, anche tu probabilmente, quando ti sei tuffato nella musica, vedevi gli altri far musica e dicevi, cazzo, ma ce la faccio anch'io, adesso mi metto lì. E allora perché hai iniziato? Pensavi di essere il più scarso? Cioè, perché una parte di te diceva, se ce la sta facendo questo... No, è un'altra roba, no. Vabbè, era quello che ti piaceva. No, volevo, cercavo degli amici io. No. Io cercavo degli amici. Allora è poco interessante. Non lo so. Continuiamo a parlare di poker. No, vabbè, è affascinante anche quello. No, ma no, è diverso. Cioè, qui è pura competizione, la musica c'è... Quando entri nell'aspetto professionale della musica arriva la competizione, ma non inizi. Non l'inizio. Cioè, puoi anche non iniziare per competizione. Beh, forse il tratto in comune è il desiderio di giocare seriamente. Sì, anche. Ma sì, comunque è quello che ti fa provare quando giochi. Cioè, io alla fine quando giocavo mi sentivo veramente vivo. Cioè, mi sentivo che stavo facendo quello che desideravo fare. C'ero felice di fare quello che facevo. E tra l'altro vedevo che c'erano vantaggi, cioè che vincevo veramente, che c'era la possibilità di vincere i soldi di tutti. E ho detto, ah, cioè, farò questo. Che devo fare? C'è la cosa che mi piaceva di più. Poi c'è la competizione che mi piace un sacco. E quindi ho trovato proprio quello che faceva per me. Cioè, amavo fare quello che facevo. Cioè, alla fine, quando ami qualcosa, secondo me non puoi non riuscire. Cioè, è impossibile. Ti piacciono i cavalli? Giocare i cavalli? No, no. No, ma c'è una truffa. Cioè, a me non piace giocare se non c'è il vantaggio. Allora tu pensi, Bukowski era scimmiatissimo di cavalli. Eh sì, perché loro giocavano per provare quell'emozione. Cioè, l'adrenalina. Cioè, quello che ti dà il gioco. Cioè, per dire, la scalata verticale ti intriga come idea. Salire una parete di 150 metri. Sì, mi sono pure buttato col paracadute io. Però lì è la scarica d'adrenalina, perché alla fine l'achievement è solo l'esperienza. Sì. È il fatto di fare quella cosa. Non è che arrivi alla fine che hai detto, oh, no, non ci sono 100 euro lì in cima, no, capito? Non... Però alla fine il viaggio, sì, il viaggio è la cosa più importante. No, chiaro. C'è la meta che una volta che raggiungi la meta... Ma questo è un tratto in comune, cioè è un tratto in comune al poker, perché... Cioè, viene da pensare, guardando all'aspetto venale, che sia più importante l'obiettivo lì, perché si giocano milioni, capito? È molto triste, però. Cioè, giocare solo per i soldi, secondo me, è proprio triste, perché usi comunque tantissimo del tuo tempo. No, ma infatti tu lo dicevi prima, che tu, cioè, insomma, chi gioca pensando al denaro, meglio che eviti, perché ne esce pazzo. Questo più o meno hai detto, quindi... Devi dare la giusta proporzione a tutto. Sì, sì. Sì, perché già dal momento che si tratta di giocare e denaro, vuol dire che dovresti prenderla alla leggera, della serie fuck it, proprio. Non è come la borsa, anche per la borsa si fanno gli stessi paragoni. Ma anche quello non è gioco, l'azzardo. No, infatti, però... nessuno gioca d'azzardo, tutte le volte che dici, vero, probabilmente molti... anche la roulette ti diranno che non è gioco d'azzardo. No, però per la borsa c'è proprio il concetto... Beh, è gioco d'azzardo. Gioca d'azzardo. Quello è gioco d'azzardo. Infatti, però, è legato la borsa al poker, sì, infatti. Sono molto simili. Infatti, nell'università del gioco che ho aperto, c'è anche un trader che è un mio grande amico e tra l'altro abita a fianco a casa tua. Chi è? Sì, è Orso Locatelli, non so se lo conosci. No. Vabbè, abita proprio a fianco a casa tua. Salutiamo. E lui, che è un grande trader, che prima faceva il musicista, tra l'altro, e poi è diventato trader, ed è partito con niente, ora è uno dei più grossi trader d'Italia, ci sta insegnando appunto anche come giocare
in borsa, che in realtà non è un gioco, cioè un investimento scientifico, matematico, che sul lungo periodo ti fa fare soldi. Cioè, se lo affronti come gioco, cioè, d'azzardo, è gioco d'azzardo. Esatto. Se lo affronti come tu vai e scegli un titolo così, a caso, è ovvio che a un certo punto poi ci perdi. Se tu invece selezioni il tuo bankroll su tanti titoli in percentuale e hai un altro patrimonio nel caso in cui scende quei titoli per comprare, ovviamente diventa una cosa skill anche quella. Sì, salutiamo Big conto, Luca. Bisogna rendersi conto dei propri limiti a una certa, quando inizi a perdere troppo. O diventi un testardo pazzo che perde tutto e continua a perdere, rimette... O ti accorgi che non ce la puoi fare, molli. Sia nel gioco d'azzardo che nella borsa, esatto. Che nel lavoro, magari, se sei uno che davvero non... O ti piace così tanto, ma se sei proprio... Io quando vedo le macchinette mi fa una tristezza, che non mamma c'entra mia, niente. Però li tristezza. Vedi, sembrano... Sembra, ma mangiati. Però c'è chi piace. Maionchi impazzisce. Non vedo l'ora di diventare un pensionato per dilapidare tutto alle macchinette del poverini. Bar di provincia. Andrò di proposito a Bazzano per trovare un baretto molto triste dove dilapidare tutta la mia pensione. Metto una macchinetta in un angolo con la tendina per evitare che ti riveda. E stanno, ma in loop, ma nei casinò c'è la fila brutta. Di centinaia di persone, ma che mettono le banconote da 100. Ma alcuni giocano anche a due macchinette e mettono lo stuzzicadente. Sì, per tenerlo occupato. Ma quella è malattia, cioè su quello bisognerebbe combattere, capito? Puoi credere come puoi credere di avere la vecchiaia è la malattia. Lì non provi più un cazzo, vedi soltanto un sacco di luci, rumori, bellissimo. Io ho tutto quello che ho. Cioè, nella sua immagine che delle immagini trashissime, ti hanno dei temi strani, Jumanji. Fino a Ilusi, è vero. Si fa delle robe, sembrano i flipper. Star Trek. Sì. Belle schermi incredibili, poi sono sempre più belle, hanno degli triple schermi con il jackpot enorme sopra. Solo che poi, ovviamente, vai su internet, vedi il video di quello che ha vinto il jackpot, una impazzisce. Volta. È che la tentazione è che ci sia una vincita facile. Tu sei quello che vince. Ma una roba facile. Che... Perdono tutti, sono tutti dei cretini. Io riuscirò a vincerla questa macchina. Ma loro comunque, infatti, fanno leva sull'illusione e sulla fame della gente. Ti vendono il sogno. Cioè, perché anche il Super Enalotto, ma è una truffa. Ma veramente, c'è il Super Enalotto. Ma poi che distribuzione dei premi è? Però fai diventare uno ricco 70 milioni di euro, che quello dopo si deprime e muore, si ammazza. Cioè tutti quelli che diventano rifiosi da un momento all'altro. C'era un articolo di tutti quelli che hanno vinto le lotterie in tutto il mondo che hanno fatto una brutta fine. Perché morti anche loro. No, davvero. No, ma sono morti da lì a poco alcuni. Io unirei i puntini a questo punto. Come diceva Siddhartha, nulla è permanente. Giusto. Dove vivi adesso? A Vienna. A Vienna, com'è? Figa. Bello? Sì. Dov'è Vienna, raga? Qua, a fianco a Milano. No, dai, dove sta Vienna? È sopra. Sì. In Svizzera, no? A fianco alla Svizzera, sì. Cos'è, Austria? Sì, Austria. Vi consiglio di vedere tutti questo documentario qua, su chi vince tanti soldi in poco tempo. Mm-hmm. Che molti non avevano gli strumenti e la maggior parte li ha persi tutti. Sì, è vero. Sì, infatti quello dico io, cioè distribuite questi premi della lotteria in maniera differente, cioè che ci vuole? O almeno li dai e poi affidi un tutore che te li ruba. No, ma non dai 70 milioni a uno, dai, che ne so, 1 milione a 70 persone, ha troppo più senso. Sì. Oppure 100.000 a 700 persone. America è arrivato a 1 miliardo? Sì, credo di sì. Mezzo miliardo? Credo roba di sì. Una volta l'ho comprato. Hai vinto? No, hai lei, ho preso una volta la lotteria. Io a ottobre parteciperò alla lotteria per la green card. Mi dimentico ogni anno. C'è sempre. E mi dimentico, è da 5 anni che mi dimentico. Sì. Arrivo sempre a novembre e dico, ma porca puttana. Tanto la vinci quando. Ma tanto anche se te la danno e non vai a vivere nelle stelle, li tirano. Quindi devi andare a vivere lì comunque con la green card. Vado, se vinco la lotteria vado. Ah, okay. La green card, figo. Lì tanto non costa niente. Poi vinci la possibilità di vivere in un paese. E se vuoi andare a vivere in America dove? Ohio. Idaho. No, fare New York a quel punto. Sì, più comodo. Più vicino all'Italia. È comodo, sono 6 ore di aereo. Mi piace molto. Qual è la tua città americana preferita? Oltre a Idaho? No, Las Vegas è la mia città preferita. Las Vegas. No, non è. No, no, ma non è una città. Oltre a Boise. Non è un modello di città sostenibile, poi. No. Cioè, il cambiamento climatico è una roba seria. Las Vegas funziona solo per i soldi. Cioè, non c'è un fiume, tutto artificiale in mezzo al deserto. È una strada. È una roba. È la follia. È una follia. Che... Crazy shit, tipo Dubai. Cioè, è proprio per questo che non dormo nei casinò.
perché sennò è scopazzo. E dove cazzo dormi? È in villa a fianco a Las Vegas, fuori la strip, a 10-15 minuti. Ah, capi, che... almeno... però non è una palla. Perché? No. Oh, piscina, campo da tennis, sì. Amici, braciate, proprio beh, un'altra cosa. Oh, vediamo l'ora di venire a Las Vegas. Hai la casa? No, ogni anno l'affitto. Eh beh, sì. Ok, okay. Sì. Perché lì, perché in Texas è ottimo il mercato immobiliare, a Las Vegas compri delle ville enormi. A poco? A poco. Sì, ora infatti qualcosa si può comprare ora. Che mercati dovrebbero essere... Ma enormi vuol dire dei soffitti di 5 metri, sono esagerati a Las Vegas. Sì, tamarrissima, sì. Come tutta l'America, cioè sono dei caponi. Sì. Cioè. Anche in Texas. Potresti trasferirti nella piccola Venice di Las Vegas. È il Bellagio. Sì. Esatto, il Bellagio. Sulla gondola mi metto lì. Sì, sì. A cantare. Mi fanno lo spettacolo delle fontane. Che angoscia. Sì. Come fanno? Io non so come facciano a emozionarsi con lo spettacolo delle fontane. È bello, a me piace. Ti emoziona? No, non mi emoziona, però guarda. Vabbè, la prima volta che lo vedi è figo. Sì, ci poi, sta. Ovviamente, non riesco a emozionare. C'è dei getti d'acqua. Ma sai, cioè, è che quello è un paese che è abituato ad essere tutto sommato artificiale in molti suoi, sì, molti suoi aspetti. E il fatto di avere un luogo dove gli dicono guarda che questo contesto è artificiale, li gasa. Perché autorizza a pensare che invece fuori le robe siano autentiche. Come dire, hanno la strip. Beh, dove stavo io c'è un mall fatto all'aperto con una ricostruzione italiana, sì, europea, e ci sono i finti pali della luce italiani, sì, le panchine finte, la fontana. C'è la piazza, c'è la piazza San Marco a ricostruire. Sì, ma quello che dico è che terribile. Poi quando col esci da lì, comunque è tutto finto, finto lo stesso. Che ti sembra di stare, sì, in esterno, è tutto totalmente testa, finto. Cazzo. Sì, una follia. Anche a Macao uguale. Cioè Macao alla nord. Cos'è Macao? Macao è un altro paese dove si gioca. Dove? Sta di fronte a Hong Kong. Ok. Ed è praticamente Las Vegas ricostruita vicino a Hong Kong. Identica. Micchia, cioè, cinese. Ti giuro, sì. Madonna, che paura. Infatti l'ho già tra le partite più alte del pianeta. Sì, di tosta. Con gente pazzesca, ti giuro. Hong Kong fa brutto. Questo è in California. Tanto per dirvi, è il Nettuno di Bologna. È Bologna. Ci sono anche i portici, vamo là. Riprodotto, hanno riprodotto il Nettuno esattamente in California. Ma in realtà ce ne sono tipo Bologna, una dozzina. L'hai mai visto, Fede, questo? No. È il Nettuno di Bologna, è bellissimo. Un giorno dovresti venire, lanciamo la monetina. Vedi, ci sono le sirene che si strizzano le poppe. Le tette escono i getti d'acqua dalle tette. Bello. Da bambino cresci strano a vedere una cosa. E poi se ti metti su una certa mattonella dietro al Nettuno e lo guardi da dietro, sembra il suo pollice sembra scarso. Mamma mia, vado a pisciare, guarda. Di ci sono i sette misteri di Bologna, no? Quello poi. Parliamone. Cannabis protetto. Ah, è vero. No, è vero. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Sei fidanzato? È duro essere fidanzato con la vita che facevo. Eh beh, sì. Però sono innamorato, lei non mi vuole. Ah. Romantico. Poker. Io il mondo del poker lo vedo molto vicino al mondo delle macchine, degli orologi. Russi. Di un certo tipo di russi giocano come i pazzi. Wow, come i pazzi, è russi quello. E cinesi. Non voglio russi sapere cinesi. Niente. Sì. I più pazzi sono i cinesi. Ma si gioca in Russia? Sì. Ah. Sì. Si fa anche si faceva l'EPT a Mosca. Cioè sarebbe il campionato europeo. E stanno come i pazzi russi e sono anche tra i più forti, eh? Ah, ok, pensavo online sono magari... tra i più forti perché computer, cose, solver Ah, sì, giusto. Fanno il macello. Dai, amici. Questo, questo io l'ho comprato. Non si usa a poker? Qualcuno l'ho comprato mio. Lo vedo più usare nelle banche quello, no? Quando contano i soldi. Ma è vero, non so. Io non so perché questo è nel nostro immaginario di ragazzi degli anni 90, no? Perché questo lo conoscete, l'avete già visto? Sì, lo vedo... A te sei anni 90 per il rotto della cuffia, cosa dici? Questo lo dici tu. sento proprio, lo vedo nel poker, anche se effettivamente non l'hai mai visto indossare. No, l'ho visto qualche volta. Allora, ah sì, si usa? L'ho visto qualche volta. Ma perché? Poche volte. E poi l'ho visto anche quando contano le banconote. È per distrarre. Esatto, quando contano le banconote. Continui a vedere. Infatti, quando stai contando le banconote con la macchinetta hai questo in testa, non so, viene con la macchinetta. Sì, non ho mai capito il motivo, e forse per evitare lo sguardo. Ma no, perché lo è trasparente. Dove sei? Cioè, per evitare lo sguardo di tutti gli occhiali alla fine. E per distrarre. Non mi vedete. Non vedete il mio sguardo. Ah! No, ma non ti fa molto bene questa.
neanche paura, Luigi. No. 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 Luigi. Perché? No. Lui credeva che questo avesse un'altra, sì, funzione, evidentemente. Luigi, ti hanno fregato. Ci fai fare brutta figura. Sembravano delle persone quasi normali. Ma che tu hai pianto? Oddio, qua? La prima volta che piango. Lei però è il giocatore di Pokémon. Ah, scusa. Di Pokémon? Come? Io il giocatore di poker. Va bene. Perché hai pianto per un giocatore di Pokémon? Perché lui mi faceva molto ridere. Sempre di carte. Quando si portano le carte qua, noi impazziamo. Ci piangiamo. Sì, sì, abbiamo i nostri punti deboli. Beh, possiamo. Quanto abbiamo fatto, Leo? Quanto? Un'ora e un quarto. Oh, è volata. Madonna, dici la stessa esatta frase. Ma è così. È come dire. Sai che cos'è questo? Il solito. Boom, chiudi. No, non chiudere, no, mantieni. Che expertise! Vedere come va. Vabbè, comunque grazie mille Dario di essere grazie venuto qui. Grazie a voi qui. Per avermi invitato. E ci vediamo davvero a Las Vegas. Ci vediamo a Las Vegas. Con il nostro amico campione di memoria di cui non ci ricordiamo, esatto, il nome. Pian piano davvero diventa come il mago di Oz. Sì. Raccogliamo ospiti e saremo in 50 alla fine a Las Vegas. Vabbè, più siamo più ci divertiamo, quindi sì, è meglio alla fine. Grazie bene, mille. Grazie mille.